Car Tablet Android 10 464 su BMW X3. Qua siamo su internet, su YouTube. Questo è il menu del nostro Car Tablet. Abbiamo recuperato il comando volante, il joystick drive, questo originale. Infatti stiamo lavorando da qui. Andiamo a prendere qualsiasi impostazione, in questo caso volendo anche dashboard, eccola qui, mettiamo in moto la vettura. La dashboard, ricordo sempre che riporta un po' di informazioni della vettura, quindi freno a mano è messo o ovviamente tolto, sportelli aperti, fari accesi, conta giri, conta chilometri, eccetera. Torniamo indietro sempre da qui, andiamo su app, queste sono delle applicazioni che già abbiamo sul Car Tablet, ovviamente possiamo scaricare qualsiasi applicazione tramite Play Store, essendo un sistema Android. Quindi torniamo su YouTube, mettiamo in play e abbiamo il nostro video che possiamo anche metterlo a schermo intero, eccolo qui. Andando indietro, chiudiamo, torniamo indietro. Adesso passiamo sul sistema originale della vettura. Proviamo a mettere a radio. Siamo sulla radio. Okay. Da qui possiamo passare nuovamente al nostro sistema, con o senza l'audio. Se vogliamo prendere anche l'audio, andiamo su multimedia, è già attivo, basta toccare lo schermo e passiamo sul nostro Car Tablet. In questa vettura abbiamo anche installato, adesso apriamo il navigatore, abbiamo anche installato due ingressi USB, questa è la mappa della navigazione, e abbiamo anche installato la retrocamera. Eccola qui, la retrocamera con linea guida che seguono lo sterzo, e abbiamo anche recuperato i sensori parcheggio. Ok, torniamo indietro. Bene, anche questo video è concluso. Un affettuoso abbraccio da Team Car Sound. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci 0922 071 211 o al 33 29 66 029.